Ciao, come attivare l'autoguarigione? Allora, per attivare l'autoguarigione, intanto dobbiamo tenere presente che il nostro corpo e la nostra mente hanno molte più possibilità di autoguarirsi di quanto noi crediamo. Però, il primo punto fondamentale è che dobbiamo avere fede che questo possa avvenire. Come diceva Gesù, un grammo di fede ti sposta le montagne. Se noi non crediamo che una cosa possa avvenire, non avverrà mai. Quindi questo, la fiducia, la fede e la fiducia che questo possa avvenire è fondamentale. Dobbiamo veramente ristrutturare le nostre credenze in modo positivo, avere fiducia nei nostri meccanismi interni di autoguarigione. Altra cosa fondamentale è non tenersi dentro i problemi. I problemi sono spazzatura che se viene lasciata sotto il tappeto dopo un po' puzza, va eliminata. Quindi vanno esternati. E anche avere uno stile di vita, diciamo, di relazioni interpersonali è fondamentale. Se noi riusciamo a coltivare relazioni interpersonali basate sulla fiducia, sull'empatia, sicuramente stimoleremo le naturali risorse che abbiamo dentro di noi. Come lo stile di vita nel seguire le proprie passioni. Se ci costringiamo a fare delle cose che non ci piacciono per lungo tempo, sicuramente ridurremo le possibilità di autoguarirci perché entreremo in loop negativi. La negatività elimina la positività fondamentalmente. E poi dobbiamo avere la capacità anche qua di esprimere le nostre emozioni, non tenerle bloccate, non tenerle compresse. Non è detto che devono diventare una bomba atomica, ad esempio la rabbia può essere tranquillamente espressa, diluita attraverso l'assertività, che è un valore, un modo di comunicare molto positivo. Possiamo esprimere anche l'amore. L'importante è non bloccare. Tutto ciò che viene compresso, tutto ciò che viene bloccato, diventa un veleno che va a inquinare il nostro corpo, la nostra mente e fondamentalmente, anziché guarirci, ci fa malare. Quindi dobbiamo andare nella direzione contraria, perché abbiamo veramente molte più risorse di quante crediamo di avere. Si tratta soltanto di utilizzarle. Queste risorse non aspettano altro di essere utilizzate. Però dobbiamo avere la forza e la capacità di farlo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!